Allora, noi potremmo continuare, possiamo darci anche un'occhiata. Capo Caem, Capo Caem, Vesperpool, Capo Caem e Capo Caem. Quindi probabilmente abbiamo visto tutte le aree a disposizione, perché vedo che le cacce bene o male rimangono in queste zone. Però voglio andare avanti con la storia principale, perché ci siamo fermati praticamente all'ultimo, a quel nemico particolarmente forte. In realtà non era fortissimo, ma i problemi di controllo della canna da pesca si sono frapposti fra me e il successo. Vedo che la prossima zona è il punto dove tutto è iniziato, quindi ci andiamo dritti. Probabilmente si tratta di quell'enorme creatura che avevamo visto la prima volta, che poi ci ha praticamente colpito con un'ondata, ci ha fatto rovesciare la barca. Noi siamo stati soccorsi da Cindy. E quindi poi ci siamo trovati nel casotto dei cacciatori-pescatori, chiamiamoli così. Quindi è un po' un ritorno contro il primo Demon Fish che abbiamo incontrato nella storia. Cambia anche la musica rispetto a prima, io mi guardo intorno, ma non mi sembra di vedere nessun Demon, forse ce ne accorgeremo a breve. E questo mi sa di posto. Semplicemente per il boss. Perché praticamente non ci sono oggettini in giro, non c'è nulla di nulla, non ci sono i demon. Mi pare di vedere anche che non ci sono delle zone dove pescare se non una. Quindi nulla, ci proviamo. Essendo una missione della storia, c'è una barra praticamente da raggiungere. Dovremo pescare pesci finché quella barra non si riempie per far poi spawnare il nemico finale. Sì, nessuno verrebbe in questa zona a pescare. Nessuno sano di mente. Ok, abbiamo preso un pesce. Vediamo di quanto si alza la barra. Quanti ne dobbiamo prendere? Io non ho cambiato mulinello, tra l'altro, perché me ne sono scordato. Anche se mi sento abilissimo, perché questo pesce è venuto su senza nessuna difficoltà. Allora, oh cavolo, è già arrivato in fondo. Ce ne bastava uno. Oh cavolo, è diventato tutto rosso per un attimo. Allora, cerchiamo di capire come funziona qua. Percepisco la sua presa, cioè, è evidente che qualcosa sta per succedere. Ok. Allora, datemi una balestra. Datemi una balestra. È molto importante che mi diano una balestra. Allora, lui si è inabissato. Io di nuovo la canna da pesca però. Ah no, ok. Oh cavolo. Quindi cosa devo colpire? Gli occhi. Ah, io penso gli occhi, eh. Ah, posso anche colpire i suoi colpi, il che è positivo. Questo non l'ho preso. Perché c'è la sua barra che non mi permette di vedere bene i suoi colpi in arrivo. Ok, ora posso concentrarmi. No, ce n'è ancora uno. Ce n'è ancora un altro qua. Un altro lì. Sembra già abbastanza difficile così. Questa l'ho presa. Non è ben calibrata questa cosa, perché la sua barra mi impedisce di avere una chiara visuale dei colpi in arrivo. Per esempio, adesso devo praticamente sporgermi. Questa mi ha preso. Questa l'ho presa al volo, l'ho presa. Qua c'è un'altra in arrivo. Qui anche.
tra l'altro mi impaurisce il fatto che fra a breve cambierà fase. Non dovrei averlo ucciso. Già, è ucciso. Ok, gli ho tolto una vita. È diventato molto più piccolo, però. Forse è un'illusione quella che sia così grande. Ok, sta cambiando fase. Sta cambiando molto fase, perché ha cambiato totalmente. Devo colpirlo molto velocemente prima che prepari questi colpi prima. Eccolo qua. Allora, devo colpire quello... rosa di colpo, perché fa esplodere tutti gli altri. Allora, o lo colpisco molto in fretta e lui non fa l'atto, non fa il colpo. Esatto. Oppure colpisco quello rosa che fa detonare tutti i colpi intorno. Beh, questa fase sembra stranamente più semplice di quella prima. Dimostrato già di avere una discreta mira. Ok, è tornato di dimensioni medie, non giganti ma neanche piccolissime, quindi è anche più facile colpirlo. Tra l'altro non ho idea della sua prossima fase, perché ha cambiato completamente tutte le volte. Io gli sto sparando, non lo vedo proprio bene. Bocca, gli sparo in bocca, gli sparo sul naso. Sta preparando un attacco, io lo sto... Provo a colpirlo sugli occhi. Sì, dovrei averlo sconfitto. E potrei anche averlo pescato alla prima. Allora, ragioniamo. Potrei aver finito già il gioco adesso, sconfiggendo il nemico più forte... alla prima. Posso cantare vittoria già adesso? Sì! Non è esploso, però. Perché non è esploso? Ok, adesso è esploso. Io però non ho più la mia balestra. Ho preso un trofeo. Un trofeo d'oro. E non vedo più nulla. Sì, ti do la mano, ok. Grazie, Noctis. Io gli ho dato la mia di mano, non ho pensato al pad. Ok. Non ho una buona vista. Vedo tu... Ok, adesso vedo meglio. Mi ha portato via utilizzando la magia di Lucis. Dove sono? Ah, sono vicino alla nave. Ok, apro gli occhi. Non mi stare così vicino che mi metti ansia. Complete. Fuori dall'abisso eterno. Però potrebbe non essere l'ultimo nemico. Attenzione. Non sembra che le cose si siano risolte totalmente. Sembra che le cose proseguano. No. C'è i titoli di coda. Ci sono i titoli di coda con tanto di doppiatori. Beh, allora a questo punto approfitto per dire la mia su questo titolo. Io personalmente l'ho trovato soprattutto un bel fanservice, un omaggio ai giocatori appassionati che possono veramente godere nel ripercorrere alcune parti che hanno già visto nel gioco. In questo caso noi abbiamo visitato alcuni luoghi che magari avevamo visto solo di sfuggita nel gioco, però qua li abbiamo vissuti molto più in maniera immersiva, siamo entrati dentro il gioco, abbiamo potuto girare intorno ad alcuni oggetti, alcuni mostri, alcuni scenari che abbiamo soltanto visto in 2D nell'ambito del gioco originale. Vedo gli amici di Noctis... riunirsi intorno a me, quindi vuol dire che alla fine siamo riusciti a sconfiggere l'ultimo Demon Fish e tutto è bene quel che finisce bene. Andiamo anche a mangiare con
i Choco Bros, pesce direi così a occhio. Tornando alla mia idea sul gioco, l'ho trovato bello, l'ho trovato forse un pochino corto, ma del resto è un gioco di pesca, non ci si poteva aspettare un Colossal. Forse il prezzo era un po' alto, però devo ammettere che sicuramente c'è stata una lavorazione dietro non indifferente, ma anche ricordiamoci che tutta la struttura PlayStation VR costa ancora tantissimo. Io personalmente me lo sono fatto prestare, ma avevo controllato quanto costava e mi ricordo di averlo trovato tra i 350 e i 400 euro, senza i giochi ovviamente. Quindi considerando una spesa complessiva ovviamente, e considerando che questo gioco, soltanto lui, costava 30 euro, penso che fosse un po' troppo alto. Per il resto, musiche discrete, come sempre, chiaramente abbiamo potuto anche sentire delle musiche provenienti da altri titoli, come appunto Nier, che era assolutamente sorprendente. Potrebbe addirittura anche esserci poi una patch per aggiungere le canzoni provenienti da episodi Ignis, che è alle porte. Il gioco di per sé aveva solo il difetto della difficoltà da parte della telecamera, del sistema VR, di percepire al meglio i nostri movimenti. Da quello che ho sentito in giro però si parla di un difetto tipico di questo hardware, di questa periferica, quindi non è giusto incolpare il gioco. Il gioco di per sé è fatto bene da tanti punti di vista. Il gioco di pesca è leggermente più semplice rispetto a quello all'interno del gioco, e meno male. Le esche sono belle, le ambientazioni sono dettagliatissime. Io sono contentissimo di averlo giocato. Oh, c'è anche una cutscene finale. Mi guarda dall'alto verso il basso, eh. Io ti do la mano e finisce così. Mi tira su e mi dice: andiamo a pescare. Molto bene. E considerando che questo gioco è ambientato prima dei fatti di Final Fantasy XV, è un po' contraddittorio verso alcune parti del gioco in cui si dice che, anche in Brotherhood, si dice che Noctis non sia mai uscito da Insomnia prima appunto degli eventi di Final Fantasy XV, quindi a livello di lore questa è una pecca non così tanto grave, ma tutto sommato potevano gestire meglio la cosa. Se invece fosse ambientato dopo, quindi durante Final Fantasy XV, mi pizzica il naso un po' il fatto che lui, Noctis e i compagni siano così di buon umore quando invece le cose stanno andando molto male. Quindi mal si adatterebbe questo spirito molto fanciullesco e rilassato della pesca, appunto, in un mondo in rovina come quello durante Final Fantasy XV. Quindi io spero sinceramente che... Quindi io spero di aver capito bene che si tratti quindi di una sorta di episodio spin-off antecedente alla caduta di Insomnia, che però ha questa piccola contraddizione con quello che abbiamo sentito in Brotherhood. Allora, se io torno in casa, potrei trovare qualcosa in più. Del resto io ho finito il gioco, potrei aver sbloccato qualcosa, per esempio qui. Allora, ah, c'è Cindy. Scusate, devo aprire a Cindy. Devi soltanto controllare la macchina? Ecco, però... Ok, apriamo a Cindy. Mi ha sbattuto la porta in faccia, perché ero un po' troppo vicino. Bene, allora, vediamo se è cambiato qualcosa, ma mi pare di no nel market. No, non è cambiato nulla. Non è cambiato assolutamente nulla. Mi aspettavo di avere almeno un riconoscimento da un punto di vista di vestiti. Invece sono sempre 20. Io non ne ho acquisito nemmeno uno. E quindi poi mi dovrò dedicare eventualmente al farm, quindi di Jill e di pesce, anche perché il platino prevede il raggiungimento quindi del 100% dei pesci pescati nelle varie zone, quindi quello probabilmente sarà il trofeo più difficile da ottenere, perché appunto non ho trovato in giro nemmeno una guida che possa aiutarmi in questo.
Non si sblocca nulla. Ho sperato davvero. Step out of my bubble. Ciao, Cindy. Ho sperato davvero che ci fosse qualcosa di nuovo. Andiamo a vedere eventualmente in macchina. Perdonate, ma è doveroso comunque. Posso uscire con la testa direttamente dal finestrino, eh? You Sì, è fixing tutto to head ok. out? Mighty fine timing. I just finished up, so she's ready and raring to go. Well, I won't keep you. Ciao, a Take care out posto. on the road. And if you need a tune-up, give me a holler. Benissimo. Ciao, Cindy. Ok. Scusate, ma devo darle ciocco, se no ci rimane male e bisogna comunque parlarle un minimo perché veramente se no se ne va è triste. Allora, nella storia dovremmo aver già completato tutto, ma a vedere così sembrerebbe che noi possiamo ripetere i vari fight. Poi, nelle ant abbiamo le ant di livello rank 6, quindi per andare a rank 7 ricordiamo che i rank sono 10, quindi io potrei anche decidere di fare tutte queste cacce. Per quanto riguarda il free fishing, saranno visitabili tutte le zone fino a Capo Caima, ovviamente l'ultima parte, quella nel lago col relitto della nave, non è visitabile e basta, non ci sono altre opzioni. Ecco, questa è una nota stonata, il fatto che non ci sia un qualcosa che si sblocca a fine game. Una volta finita la trama mi aspettavo anche soltanto, non so, un vestito in più o una canna in più da utilizzare, un qualsiasi riconoscimento per un giocatore che era arrivato alla fine della storia. Comunque, nel complesso io l'ho trovato un gioco piacevolissimo e consiglio a chiunque abbia la possibilità di avere un VR o l'abbia acquistato o se lo può far prestare per avere questa esperienza per gli amanti di Final Fantasy XV, per chi l'ha vissuto e per chi l'ha trovato un gioco memorabile. Questo è proprio una gioia per gli occhi poter entrare dentro a queste location e vedere le creature tipiche di queste zone. Lo consiglio davvero tanto agli appassionati. Purtroppo questa periferica è ancora eccessivamente difficile da raggiungere e quindi posso immaginare anche online ho visto pochissimo riguardo questo gioco perché non c'è stato appunto tanti acquisti, anche perché poche persone hanno acquistato il VR, poche persone hanno acquistato questo gioco, quindi è una percentuale veramente bassa. Comunque per me è un gran bel gioco, valeva la pena, valeva assolutamente la pena. Adesso io cercherò di andare un pochino avanti, cercherò quantomeno di arrivare al rank 10 nelle cacce e per ora vi saluto e vi aspetto per i prossimi episodi. Ciao 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 ciao!